serata che appaga il desiderio del pubblico di lasciarsi andare a ricordi, emozioni, cantare insieme finalmente le canzoni che hanno raccontato e accompagnato una vita. Lo show di Dodi Battaglia a Rotello è stato tutto questo e di più. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non lo sarà, ma ad un tratto so che devo lasciarti, tra un minuto me ne andrò. L'artista in pratica ha festeggiato il suo onomastico in Molise. Il concerto era previsto per il 6 agosto, ma una indisposizione temporanea ha fatto posticipare la data a lunedì dopo San Donato. Tantissimi fan accorsi in paese per applaudire il loro beniamino. Lei si muove e la sua mano dolcemente La scaletta di Inno alla Musica 2022, tema del tour di quest'anno, scorre veloce. Ci sono tutti i più grandi successi. I proverbiali assoli di chitarra si alternano a momenti in cui il pubblico canta con l'artista. Sul palco c'è molto di Molise e Abruzzo. Il vocalist Costanzo Del Pinto, uscito recentemente con un suo singolo, è di Portocannone, mentre Rocco Camerlengo, Beppe Genise e Carlo Porfirio sono tutti abruzzesi. Una formazione di qualità che accompagna Dodi da diversi anni. Mentre le luci sul concerto di Rotello si spengono, si pensa alle prossime date in una tournée fittissima. Dodi Battaglia sarà in Abruzzo il 16 agosto a Ortuccio e il 16 settembre a Guardia Bruna, ai confini con il Molise, quando la piccola comunità locale festeggerà Santa Vittoria e i 115 anni dell'arrivo della statua e delle reliquie della patrona.